Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferri, la sempre Ferri dei Melochi, e in questo vlog non tremolino, con una risoluzione che vi stupirà, vorrei discutere con voi della mia esperienza nell'intervista a David Cage durante il Milan Games Week, che è ormai avvenuto da parecchio tempo, ma per un motivo o per un altro non sono stata disponibile a registrare questo video che comunque vi avevo promesso. E così, con la luce del sole che ci abbandona, ma è ancora abbastanza per poter registrare, in quanto ovviamente non sto usando una GoPro, vorrei discutere con voi della mia appunto esperienza durante l'intervista e delle riflessioni principalmente che ne sono scaturite dopo, e quello è il focus del video. Farò chiaro e diretto riferimento all'intervista in questione che vi linko in descrizione al video e nel commento in evidenza. Tra i commenti del video, quindi vi consiglio di recuperarla qualora non l'abbiate fatto, perché do per scontato appunto che l'abbiate letta. È un'intervista molto interessante comunque, per cui io vi suggerisco di recuperarla a prescindere, proprio perché secondo me tocca dei punti interessanti, qualcosa che effettivamente magari un dietro le quinte che non si può conoscere da semplici fruitori del videogioco. Ovviamente conoscere una persona di presenza è molto diverso da che sentirne semplicemente parlare. Questo è scontato, visto che abbiamo un linguaggio del corpo, un modo di muoversi, un linguaggio anche semplicemente verbale, ovvero la maniera in cui la persona in questione si pone nei confronti degli altri. Ovviamente stiamo comunque parlando di impressioni. È una persona che io ovviamente non conosco, non mi permetto di dire come sia, come non sia a livello di essere umano. Ma stiamo solamente parlando appunto delle mie impressioni a riguardo. Ne approfitto per aggiungere che conosco i giochi di David Cage e Quantic Dream abbastanza bene, li ho finiti tutti al 100%, quindi con tutte le possibili appunto variabili, a eccezione di Omicron The Nomad Soul, che ho visto a sprazzi, ma non ho avuto modo ancora di giocarlo per quanto lo possegga. Ci ho detto, chi è David Cage? Alla fine, senza fare la lezioncina che potete tranquillamente fare voi stessi sulla Wikipedia, David Cage è il direttore, fondatore e CEO di Quantic Dream, il cui primo lavoro conosciuto è appunto Omicron The Nomad Soul, che è uscito nel 1999. Cage dice sempre di essere un autore di interactive drama, non le chiama avventure grafiche e io mi sento di essere d'accordo con lui. Questo perché il suo modo di creare interactive drama è diverso dalla classica struttura di avventura grafica, senza fare la lezioncina, che comunque ho già fatto in un video tanto tanto tempo fa, sempre sul canale. I giochi di Cage non sono classiche avventure grafiche, in quanto l'avventura grafica suppone che ci siano di solito dei puzzle ambientali o comunque delle scelte che portano a degli esiti negativi. Sto estremamente semplificando, vi chiedo scusa. A differenza appunto della classica avventura grafica, i giochi di Quantic Dream e David Cage sono molto più facili, nel senso che, secondo l'autore, appunto, il game over nei suoi giochi è un fallimento a livello di game design. Questa frase è stata spesso strumentalizzata contro di lui, quando in realtà non posso che dargli ragione, nel senso che ciò che lui punta a fare è raccontare una storia. Questa storia non finisce fino a quando non arrivano i titoli di coda. La maniera in cui finisce dipende dal giocatore, per cui inserire un game over significa far sì che in base alle scelte del giocatore, mentre fuori c'è un traffico incredibile, a seconda delle scelte del giocatore, appunto, si arriva a un punto in cui non si può più andare avanti e c'è un game over. Questo è effettivamente un fallimento a livello di design del gioco, visto che la bravura dell'autore deve consistere nel permettere al giocatore di andare avanti nonostante appunto le scelte possono essere estreme. Ovviamente ci sono dei finali più o meno avanzati, alcuni sono accelerano il finale di uno o di un altro personaggio, però comunque non è un game over, è un finale, appunto. Quindi questa cosa è molto affascinante e il concetto di interactive drama meriterebbe un video a parte, proprio perché secondo me è un gioco molto più interattivo di quanto si possa credere e che è strutturato in un certo modo, e non è il caso di Quantic Dream, ma potenzialmente potrebbe esserlo, con la giusta profondità narrativa si potrebbe creare, e qualità di scrittura, si potrebbe creare effettivamente una difficoltà, visto che al momento, salvo dei quick time event abbastanza imbarazzanti e molto poco punitivi, i giochi Quantic Dream si giocano da soli, diciamo. Non è possibile, non si percepisce la difficoltà, non c'è una vera e propria tensione, i dialoghi sono abbastanza semplici da questo punto di vista, mentre qualcosa simil GDR cartaceo,
trasposto in una realtà videoludica, parlo a livello di profondità, non tanto di ambientazione, potrebbe effettivamente creare una difficoltà all'interno di un interactive drama. Però appunto questo non è l'argomento del video. Un altro tipo di quello che potrebbe essere una forma embrionale di interactive drama sono i giochi Telltale, però lì ci sono dei altri limiti, visto che i giochi Telltale, oltre a non avere gli enigmi ambientali, non hanno neanche i bivi che hanno i giochi Quantic Dream. Questo è dovuto, penso principalmente, senza penso, principalmente a due fattori, ovvero i tempi di produzione, che sono infinitamente più rapidi, più stretti, e che quindi non permettono, agli autori e agli scrittori di scrivere, oltre ai programmatori di programmare, è il budget. Perché ovviamente più i tempi si dilatano, più queste persone che lavorano vanno pagate, ovviamente, e comunque il volume di ciò che viene prodotto, al di là dello stipendio del singolo soggetto, aumenta. È una cosa, è come una bolla che si gonfia. Quindi ovviamente i giochi Quantic Dream possono esistere, questa è una delle cose che ha detto David Cage durante l'intervista, possono esistere perché esistono dei partner, nello specifico appunto per esempio Sony PlayStation, che permettono sia il budget necessario a mantenere il prodotto a un alto livello, pagare le persone che ci lavorano e soprattutto appunto, come ha detto lui stesso nell'intervista, lui può scrivere per anni e dedicarsi esclusivamente alla scrittura di un titolo, mentre magari un gioco normale ha un paio di mesi a disposizione. Quindi questo è molto importante. Ricordiamoci che gli interactive drama alla Quantic Dream esistono perché esiste chi sgancia la moneta appunto per produrli. È anche il motivo per cui vengono venduti a prezzo pieno, mentre ad esempio i giochi Telltale no. Si tratta comunque di titoli AAA del loro genere, ma sono prodotti AAA. Tornando a parlare di David Cage, che impressione mi ha dato questa persona nel vederlo e nel parlare con lei? Sicuramente non quella di una persona arrogante, si tratta indubbiamente di una persona molto consapevole di sé, con una grande cultura generale, appunto, con tanta voglia di fare. Vi invito davvero a guardare l'intervista e dare un'occhiata perché ne parlo anche lì, per quanto in maniera molto più sintetica e veloce, oltre che distaccata, qui è più sul personale. È sicuramente una persona con tante, tante fortune alle spalle. Nello specifico, un esempio, mi riferisco alla parte dell'intervista in cui discute della sua esperienza con David Bowie. Quella cosa, quando l'ha raccontata, è stata veramente incredibile. Cioè, la sola idea che David Bowie, chieda a te, autore di videogiochi o quel che ti pare, cosa ne pensi della mia colonna sonora? Ti piace? Io penso che sia un'esperienza mistica. E la cosa bella è che appunto dall'intervista si è capito che lui ne era perfettamente consapevole, cioè lui sa di essere una persona comunque con le sue conoscenze, ma estremamente fortunata. È giusto così, il successo deriva in parti uguali dal talento e dalle botte di culo. Stesso dicasi per quando ha discusso appunto della possibilità di ricevere un budget da parte di Sony nello specifico. Quindi, indubbiamente, Cage è una persona consapevole, non si addossa il merito di tutto ciò che è riuscito a fare, non è una persona arrogante, non è una brutta persona, e anche nella spontaneità con la quale si è fatto con gioia gli autografi, le fotografie con la gente intorno a lui, giornalisti, ma anche altre persone, era genuinamente contento. Poi magari non è così, però l'impressione che ho avuto io è questa. Quindi non è una cattiva persona, ciò non toglie che secondo me i suoi lavori continuano a essere pessimi, tra mille virgolette, ma fatemi spiegare. L'ho già detto in altri video, secondo me Cage è un intimista. Cage riesce a livello di scrittura e anche proprio di sceneggiatura, quindi a livello di rappresentazione di ciò che lui crea e scrive. Lui è un intimista perché riesce a trasmettere forti emozioni per quanto riguarda le relazioni emozionali fra i singoli personaggi. Infatti, secondo me, tutte le scene familiari o comunque dove a schermo abbiamo pochi personaggi funzionano, hanno delle reazioni credibili. Qual è il problema quindi di Cage nello specifico scrittura? In realtà i problemi sono due. Il primo è che manca spesso il contesto per queste emozioni, per cui, nonostante l'emozione sia genuina e sia ben trasmessa, il giocatore comunque la trova stonata e fuori posto, perché non sempre
viene messa al momento giusto, per quanto sia ben rappresentata. Ma il più grosso, grave problema è il macro contesto, appunto. Le singole scene sono come dei pezzi di puzzle, sono belli, sono ben curati, i bordi sono rifiniti, ma non esiste un puzzle compiuto. Quindi il puzzle completo non esiste. E puoi anche forzare i singoli pezzi, ma non funziona, non esce un'immagine. L'esempio specifico vale per tutti i suoi giochi, ma per quanto mi riguarda Detroit Become Human è l'esempio lampante. I singoli eventi, alcune idee sono fantastiche e realizzate benissimo, ma se ci si sofferma un attimo, si fanno un paio di passi indietro e si guarda l'insieme, nulla ha senso ed è una storia incoerente, ha un macrocosmo sbagliato. Non funziona, non funziona. E questa cosa in una storia bivi è gravissima, visto che appunto tutto dovrebbe essere cesellato. Ora, indubbiamente, come lui stesso ha detto, fare una sceneggiatura di 2000 pagine, oltre 2000 pagine, è un lavoro mostruoso. Ma tutto si ricollega alla sua tendenza, da quanto ha detto, a voler fare un po' tutto di tutto. Si lascia aiutare poco, vuole avere il controllo di ciò che fa, probabilmente anche in buona fede, ma il risultato finale è che fa tutto, ma fa tutto male. E so perfettamente che David Cage è stato supportato nella scrittura e stesura di Detroit Become Human, ma quando appare soltanto a schermo nei titoli di coda, in fondo alla scena, appunto, dei titoli di coda, additional writing, dopo oltre un minuto di titoli di coda, capite bene che evidentemente il supporto che ha ricevuto nella stesura della sceneggiatura non è stato così pesante, ecco. Di buona parte il lavoro è sua, anche perché comunque ci si riferisce ai suoi lavori in quanto lavori di David Cage. Quindi comunque lui è direttore e scrittore dei suoi lavori. Come dice nell'intervista, appunto, lui si è dedicato tanto al casting quanto ovviamente alla scrittura, alla composizione della colonna sonora. Non l'ha composta lui, però ha dato lo sguardo, visto che comunque è musicista a sua volta, quindi comunque conosce la musica. E ha fatto quindi un po' di tutto. Era costantemente sul set nel girato del motion capture. E quindi alla fine continua a dire che secondo me il suo volersi dedicare al suo lavoro è stato forse controproducente, perché se avesse fatto il suo passo indietro, probabilmente il suo team sarebbe riuscito comunque a lavorare magari anche meglio. Questo perché, adesso mi riferisco a Detroit Become Human nello specifico, ma vale per tutti i suoi lavori. I giochi Quantic Dream non sono brutti giochi, anzi, hanno un valore produttivo altissimo. Parlando di Detroit Become Human, il casting è funzionale, è efficace, ha funzionato, gli attori sono ben calati nelle parti, parlo di tutti quanti. Abbiamo una grafica, degli effetti grafici, soprattutto l'illuminazione incredibile, le animazioni sono curatissime, la colonna sonora l'ho trovata fantastica. L'estetica generica, il design del gioco è incredibile e comunque anche a livello di longevità è un ottimo titolo, un ottimo interactive drama, è altamente rigiocabile, tant'è che nella recensione che ho fatto io ho dato un comodissimo 8, visto che è comunque un ottimo prodotto sotto ogni punto di vista, tranne uno. La trama è tremenda. E perché, ripeto, sono dei singoli pezzi che funzionano e sono molto belli. Alcune scene, devo dire, che sono delle scene che mi turbano genuinamente, mi fanno soffrire, mi fanno empatizzare con ciò che accade. Questo non è facile nel caso di una storia che a me non piace, ma ci riescono. Perché comunque, e si torna al discorso di ottima interpretazione attoriale e comunque gestione delle emozioni efficace da parte stesso di Cage, le singole scene funzionano, ma la storia in sé è una cagata. Quindi abbiamo dei titoli Quantic Dream ad altissimo valore produttivo, dove effettivamente l'unico problema è il direttore, per quanto mi riguarda. E perché mi direte, ma allora se la trama fa schifo, perché il gioco vende? Per il semplice fatto che la trama fa schifo è un concetto relativo. Stiamo comunque parlando di un prodotto ad alto budget, ad alto livello, rispetto al quale valore la trama è una merda, ma comunque si tratta di una scrittura riccamente sopra la media rispetto a tutto quello che si trova in TV o comunque in generale, i libricini, cioè a livello di scrittura è comunque sopra la media. E
per quanto la media sia molto molto bassa. Parliamo quindi di giochi ottimi sotto ogni punto di vista, il gameplay è discutibile, ma ripeto, quella è una cosa che potrebbero evolvere facendo leva più sulla trama che sul gameplay in sé. Altro video, altro mondo, altra timeline in cui avrò tempo di farlo. E abbiamo una trama mediocre, mediocre ma comunque sopra la media. Il risultato finale è quindi ottimo. La domanda successiva è: ma quindi, se il problema dei giochi Quantic Dream è il direttore e lo scrittore, perché non sostituirlo? Non è così facile, perché comunque i videogiochi non sono fatti da una singola persona, per quanto probabilmente Cage vorrebbe farli da solo, ma ovviamente è supportato da un team numeroso, molto corposo, di persone che lavorano con lui, e non sempre prendere una persona poco capace e sostituirla con una persona capace è una buona cosa, perché comunque vai a modificare degli equilibri interni che si sono creati. Per cui non è assolutamente da escludere che mettere in testa a Quantic Dream uno scrittore e direttore eccellente potrebbe fare collassare tutto su se stesso. Una chicca, ad esempio, che non molti sanno, perché comunque bisogna seguire un po' i social, seguire il gioco, i vari autori, è che buona parte delle più belle scene di Detroit Become Human sono state improvvisate dagli attori. Esempi rapidissimi: l'occhiolino di Connor, il fatto che Hank sbatte la testa quando esce dalla macchina quando vanno all'Eden Club. Hank che strappa la moneta a Connor quando sono in ascensore, Hank che si attacca al muro per non farsi quando è a casa sua, per non farsi infilare in bagno. Tutte queste cose sono improvvisate. Lo schiaffo a Hank quando è per terra, wake up, lieutenant, pam, schiaffone, quella è improvvisata. Non era nella sceneggiatura. Paradossalmente sono le scene che sono diventate meme e paradossalmente sono tutte riguardanti i personaggi di Connor ed Hank. Questo perché i personaggi di Connor ed Hank sono quelli più umani, hanno delle meccaniche comunque non rivoluzionarie, semplicemente rodate. I buddy cops funzionano sempre. Basta mettere qualche scenetta allegra ogni tanto, l'azione nei punti giusti e funzionano. È qualcosa di estremamente scolastico, ma che funziona. E lo stesso Cage si è stupito nel prendere coscienza dell'enorme successo di Connor come personaggio protagonista, con un netto distacco anche da Marcus e Kara. E questo si può appunto confermare guardando gli stessi sondaggi interni del gioco, che una volta finito ti permette di farti selezionare qual è il personaggio preferito. Connor è schizzato oltre la metà della percentuale in ogni regione del videogioco. Io ho giocato il gioco sia della regione europea che di quella giapponese, comunque appunto orientale. E in entrambi i sondaggi, che appunto sono separati, Connor è esploso. Ma basta vedere appunto a livello di fandom, le fan art, i cosplay. Connor funziona, sarebbe potuto funzionare molto, molto meglio con piccolissimi accorgimenti, soprattutto nelle fasi finali. La sua sezione macchine è semplificatissima, ma non voglio discutere di questo. Comunque, appunto, i meriti del videogioco a livello di scrittura, paradossalmente, non dipendono da David Cage, ma dal fato e dalla bravura degli attori. Quindi, tirando le somme, cosa ha cambiato l'intervista con David Cage al Milan Games Week della mia opinione sulla persona? Partendo dal presupposto che io non mi permetto di giudicare la persona in quanto essere umano, e se ho fatto delle esternazioni in video era semplicemente perché ero in blind e mi sono arrabbiata, ma ci mancherebbe altro che in un discorso a freddo io mi metta a urlare parlando di una persona che nemmeno conosco. Rimane il fatto che intervistandolo con mia grande sorpresa ho trovato una persona estremamente più umile di quanto mi aspettassi, ciò non toglie che per quanto mi riguarda a livello di scrittura rimane un cane. Una persona di indubbia cultura, una persona con grande esperienza, una persona con grande fortuna e una persona che è comunque consapevole sia della sua esperienza che della sua fortuna, una persona che ha un team alle spalle che sa lavorare con alti e bassi, ma col terribile difetto di dover mettere il becco in ogni cosa per cercare di appunto gestire tutto, non so se per egocentrismo o semplicemente per voglia di mettersi in gioco, io ovviamente non mi permetto di giudicare, ma appunto fa tanto e male e soprattutto al di là delle scene intimiste, ripeto, non scene intime sessuali, intimiste, emotive, di quotidiano, che sono in assoluto ciò che lui riesce a fare benissimo,
quando si va nel macroscopico, e del macroscopico intendo più di tre personaggi a schermo, no, è quando si tratta di costruzione di un contesto, di un mondo, di una realtà, di un macrocosmo, no. Quindi adesso che la luce del giorno mi sta abbandonando, io direi di dover terminare questo video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io spero di essere stata il più chiara possibile, spero che questo metta il punto alla discussione. Ah, ma cosa ne pensi dei lavori di Cage? Perché appunto credo di aver parlato fin troppo. Quindi ditemi che cosa ne pensate. Questo video è stato con degli appunti, ma comunque sono andata prevalentemente a braccio. Vi faccio vedere la bellissima maglietta di crossover fra Detroit Become Human e SpongeBob che potete trovare su Redbubble qualora vi interessi. Non guadagno assolutamente nulla nel pubblicizzarla, ma è fantastica, quindi secondo me merita di essere acquistata. Quindi aspetto la vostra nei commenti, sia per quello che ho detto io che per quello che pensate voi. Ovviamente al riguardo, se conoscete tutti i suoi giochi, se li avete giocati, qual è il vostro gioco preferito, qual è quello che vi ha fatto schifo. E sono curiosa di scoprire quanta gente ha giocato Omicron, perché è un titolo un po' di nicchia. E ci ho detto, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di lasciare un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link ai social sui quali seguirmi e a Ko-fi, una bellissima piattaforma attraverso cui è possibile offrirmi un cappuccino o più di uno e lasciarmi un messaggio privato o pubblico. La tua donazione può essere singola o a cadenza mensile e può essere effettuata tramite PayPal, carta di credito o prepagata. Inoltre, anche se opzionale, mi farebbe piacere che i campi di nome e commento fossero compilati, così da ricevere un feedback da parte di tutti quelli che supportano il mio lavoro. Ci tengo a precisare che qualsiasi supporto, anche solo verbale, è sempre benvenuto e apprezzato e non vi rende followers di serie A o B. Ci ho detto grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video.